Ma tu, Signore, sei uno scudo attorno a me, sei la mia gloria, colui che mi rialza il capo. Per capire il salmo di oggi, abbiamo bisogno di conoscere le circostanze in cui Davide lo ha scritto. Stavo fuggendo dai suoi nemici. Sai chi guidava l'esercito dei suoi persecutori? Suo figlio Absalom. Circondato dai suoi nemici, il salmista salì sul Monte degli Olivi e lì pianse amaramente, andando con il capo coperto, con i piedi nudi. La causa del suo dolore non erano solo le circostanze critiche che stava affrontando il suo governo, ma il dolore di vedere un figlio ribelle, senza scrupoli, con ansia di potere. Che cosa ti dice questo salmo? Se il tuo cuore soffre per la ribellione di un figlio? Quale messaggio trovi in questo testo se i tuoi nemici creano un assedio intorno a te e ti dicono per lui non c'è salvezza in Dio? Qual è il problema che stai affrontando oggi? Quali difficoltà sembra non avere soluzione? Si tratta della casa, al lavoro, a scuola, dentro di te? Osserva ciò che Davide in preghiera dice al Signore: ma tu, Signore, sei il mio scudo. Nota il ma con cui inizia il versetto. E il fatto che il Signore è il tuo scudo non significa che non affronterai problemi. In questo mondo ci saranno sempre delle difficoltà. La vita è l'arte di risolvere i problemi e in questo il Signore sarà con te. Il fatto che il Signore è il tuo scudo, inoltre, non significa che non avrai nemici. Ci saranno sempre persone che cercano di colpirti senza motivo. Che vantaggio ci sarebbe avere lo scudo se non ci sono frecce avvelenate dalle quali proteggerti? È in guerra e nei combattimenti, nella battaglia e tra i colpi che si vede il valore dello scudo e il Signore è il tuo scudo. Gli attacchi possono provenire da tutte le parti, ma in Gesù sarai sempre al sicuro. La fiducia di Davide nel Signore come suo scudo lo porta a lodare così: tu sei la mia gloria, e il re poi ha scoperto un'altra realtà divina. Quando tu lodi, anche in mezzo alle difficoltà, il dolore diminuisce e tu inizi a renderti conto che vi è una soluzione per le avversità più crudeli. Così oggi, prima di affrontare le sfide che la vita ti presenta, nonostante le avversità, di nel tuo cuore: ma tu, oh Signore, sei uno scudo attorno a me. Sei la mia gloria, colui che mi rialza il capo. E buona giornata.